Ragazzi, sono provato perché ho appena completato quasi 7 ore di live su Twitch per guardarmi tutto All or Nothing. Intanto ringrazio ovviamente tutti quelli che sono stati disponibili e insieme a me mi hanno accompagnato in questo viaggio lunghissimo. Mi scuso per la pronuncia inglese del titolo della serie di Amazon Prime Video e vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video. Vi dico subito che ci saranno degli spoiler, quindi se non avete ancora visto la serie, magari mettete questo video in guarda dopo, salva in guarda più tardi. Se invece l'avete già vista o semplicemente non ve ne frega niente, perché dite voi giustamente lo spoiler grosso è: siamo arrivati quarti in campionato, abbiamo vinto due trofei, Pirlo è stato esonerato, quindi lo sapete cosa succede. Se non vi interessa, guardatevi questo video in cui vado a prendere episodio per episodio, scaricato praticamente la live che ho fatto su Twitch, e riporto tutto quello che a caldo ho detto di quell'episodio. Mi ero tirato giù un sacco di appunti per fare questo nuovo contenuto. Ma dato che siamo in periodo Black Friday, vi invito prima di tutto a passare su Eneba. Il link per il sito è qui sotto in descrizione. Eneba è un marketplace di giochi dove adesso potrete veramente trovare delle offerte strepitose proprio a causa Black Friday. Se volete risparmiare e comprare dei giochi per tutte le piattaforme, giochi nuovi, giochi vecchi, quelli che volete, a un prezzo super accessibile e con lo sconto Luca Toselli che trovate qui sotto in descrizione, è il momento ideale. Quindi passate sotto in descrizione, fate un giro su Eneba e poi guardatevi insieme a me mentre giocate, magari vi ascoltate la mia recensione di All or Nothing. Lo dico un po' all'inglese, no, nothing con la lingua in mezzo ai denti. Ora sarò anche di parte perché comunque ad Amazon ci sono stato poco tempo fa, però veramente sono stati molto bravi a creare un episodio di questo tipo. Sono curioso di vedere quegli altri, quindi vabbè, non lo scopriamo certo oggi. Amazon Prime. Sono stato emozionato per vedere le cose dell'anno scorso e ho rivissuto quell'entusiasmo che avevamo provato tutti, dai, non prendiamoci in giro, l'ho provato io, l'avete provato voi insieme a Pirlo, di vedere Pirlo sulla panchina della Juve e vedere che erano tutti, tutti, tutti convinti, concentrati su questa cosa. Poi anche un giorno speciale per me, lo sapete, oggi è il mio primo giorno di lavoro, di lavoro, lo metto tra virgolette, dato che è il primo giorno di lavoro vero, di quello che voglio fare nella vita, quindi capita fagiolo e sono anche un po' emozionato in questi giorni qua, e quindi aggiungiamoci l'emozione che mi portavo dietro l'anno scorso, un progetto nel quale, oh, non lo nego, credevo e l'ho sempre detto, e quindi sono un po' provato emotivamente da questa cosa ed è bellissimo vedere com'è davvero lavorare nel calcio, perché io l'ho sempre commentato, no, il calcio, ma non ho idea di come sia davvero uno spogliatoio di Serie A per un semplice motivo: non l'ho mai vissuto, non lo posso sapere. Quindi per forza di cose sono contento così, sono molto contento di poterlo vedere. E il discorso di Agnelli colpisce un sacco perché quando dice l'anno scorso è stato un anno di merda, va a riprendere quello che era il mood un po' di tutti del fine anno. Ed è stato così, nonostante lo scudetto, però ci siamo dimenticati tante cose. Anche adesso io leggo che i momenti di Sarri non c'erano problemi. Adesso, oggi, sento che anche i momenti di Pirlo non c'erano problemi. Ci siamo dimenticati tante cose, perché poi il passato è sempre un po' più affascinante rispetto al presente. Quindi una scommessa di Agnelli, e questa è importante perché Agnelli dice: l'ho scelto io, ho fiducia io in questa decisione, cosa che poi non continua. Quindi una grande responsabilità di Agnelli quella di metterci Pirlo e togliere Pirlo. Lo immaginavamo, lo abbiamo sempre detto, se l'anno prima Sarri è stato scelto non da Agnelli, Pirlo deve essere stato scelto da Agnelli, e infatti è così. La preparazione alla formazione di Pirlo, ora mi pare schierata davvero col 3-5-2, come poi è stato 3-4-1-2. Cerchiamo ancora una punta, perché se la prima volta l'anno scorso cercavano una punta, la stiamo cercando tuttora. Torneremo su questo punto più avanti nella scaletta. Ronaldo Paratici,
La conferma che l'affare Ronaldo è stato di Paratici, fantastico sentire come Paratici dica non prendetemi in giro, non ridete, fatemela dire e poi commentate. Ronaldo parla davvero solo in inglese e questo è sembrato un po' isolato dal gruppo proprio perché, cavolo, come fa a parlare solo in inglese in una squadra italiana? Veramente mai uno sforzo nel parlare italiano, questa è stata sempre una cosa che mi ha dato fastidio. La preparazione alla conferenza stampa di Pirlo, bellissima, bellissima. Poi sapete, io sono appassionato, no? Di capire come parlare alle persone e vedere che si mettono a tavolino a studiarla così bene, che prendono già in considerazione anche le cose eventualmente negative, fantastico. La prima conferenza stampa di Pirlo, infatti, non so se ve la ricordate, è stata di livello altissimo. Io finisco la prima conferenza stampa di Pirlo e dico: Madonna, che capolavoro! Preparata a tavolino al 100%. Dita nel naso di Pirlo. Discorso dita nel naso. Questa è una frecciatina, una battuta, certo, mi ha fatto ridere, ci sono rimasto molto molto male. Pirlo che dice: non me ne frega un cazzo se sono stanchi. Con Conte ci rotolavamo per terra. Bene Pirlo qua, eh. Bene Pirlo qua. E una cosa pro di Pirlo che si vede in questa puntata, poi non so se è costruito o era effettivamente così. Ma questo abbiamo visto, Pirlo ti dice le cose in faccia. Dialogo con Pellegrini e Piazza molto bello, Pellegrini si vede che ci rimane male, infatti quest'anno punta i piedi per rimanere, Piazza invece dice vabbè me ne vado, per liberare spazio a Chiesa ed erano convinti di andare lì nonostante in parallelo si stesse facendo la trattativa per il numero 9. E qua c'è un bel parallelismo da fare, perché se Chiesa l'abbiamo pagato quei 50-60 milioni con prestito bla bla bla, sappiamo com'è la storia. Quei soldi lì erano destinati a Chiesa perché volevano Chiesa e l'attaccante dove tornano sopra successivamente una punta da Juve a 0 euro e in poco tempo. Quindi i soldi c'erano, ma non si volevano investire sull'attaccante, si volevano investire su Chiesa. Nome e cognome, Federico Chiesa. Non era un discorso che non c'erano i soldi, non c'erano i soldi per prendere l'attaccante e fare Chiesa che volevano. Col senno di poi, grande lungimiranza qua della Juve. Io a Chiesa non gli davo un euro, non pensavo fosse questo Chiesa, quindi bravi qua. C'è però una contraddizione pesante nel discorso attaccante. Vabbè, intanto lo sappiamo, Suarez per forza di cose è stato trattato, Dzeko è stato trattato perché ha fatto la panchina con la Roma a Verona. Dice: quando sei alla Juve devi avere un piano A, B, C, ma arrivare anche a un piano M, N. E arriva Morata. E quando arriva Morata io mi ricordo la conferenza stampa in cui dicono: Morata era il piano A. No, bugia, grande bugia. E infatti eccoci qua con Alvaro Morata, che era il piano N, come dice giustamente Paratici, ma lo sapevamo. E infatti mi riporta ai video dell'anno scorso che facevamo e mi ricordo in quelle settimane lì continuavo a dire: ragazzi, ma mancano 4-5 giorni alla partita con la Sampdoria, non abbiamo attaccanti, dobbiamo muoverci. E loro dicevano: no, tranquilli. E invece sotto si cagavano addosso. Si cagavano addosso come tutti noi. Ma era normale, basta guardare il calendario, guardare la rosa e dire: oh, manca qualcosa. Quindi sono dei retroscena che si vanno a incastrare con dei ragionamenti che avevamo fatto tutti insieme l'anno scorso, che si sono rivelati corretti. E questa cosa mi fa veramente un sacco piacere. McKennie, discorso del mangiare, lascialo da parte, eh. Per cortesia, lo lasciamo da parte perché veramente. Stendiamo un velo pietoso su questa cosa qua, gli hamburger, la salsa sulla pizza. Lascia stare, non fa per te questo discorso qua. 3-0 la Sampdoria e stavi già sognando, perché stavi già sognando nel 3-0 la Samp. Stavo sognando io, stavate sognando voi. Si era vista veramente una voglia diversa dall'ultimo anno e dalla fine dell'anno precedente con Allegri. Nella prima puntata si è visto un grandissimo gruppo. Non so se è perché c'erano le telecamere, sapevi che c'erano le telecamere. E quindi avevi perso un po' di naturalezza, o era effettivamente così? E già qua, però, lo ribadisco per la seconda volta: Ronaldo sembrava un po' distaccato dal resto del gruppo. Il solito Ronaldo ci sono io e gli altri sono lì. Ed è una cosa da portarsi avanti. Entusiasmo tantissimo all'inizio, sono curioso di vedere quando questo entusiasmo viene a mancare. Io faccio la mia scommessa, è quello che mi porto dietro l'anno scorso. Dopo l'eliminazione col Porto in Champions, perché da lì in poi io non ho più visto una squadra, non ho più visto un gruppo e sono convinto che quello sia il punto di svolta della stagione in negativo, perché
per ricaricarsi verso la fine, dove però viene messo fuori Cristiano. E sono veramente curioso di capire se effettivamente finisce così questo All or Nothing, perché questa è la chiave di lettura che mi sono dato l'anno scorso. Vediamo se sarà così. Il primo mi è piaciuto di più, devo essere sincero, mi è piaciuto molto di più il primo episodio rispetto al secondo, anche se questo si apre con l'arrivo di Chiesa e il discorso con Buffon tra i giovani senatori è sempre un sacco divertente e simpatico. Queste sono cose che mi emozionano, devo dire la verità, da tifoso, queste sono cose che mi piacciono un sacco. Arrivano i primi risultati altalenanti ed è bello vedere le riunioni tecniche tra Pirlo e lo staff e la personalità che ci mette Pirlo nel dire non me ne frega un cazzo, scusate il francese, di quello che scrivono, ma è la citazione di quello di Pirlo, è la citazione di Pirlo. L'importante è che siamo convinti noi della strada che stiamo seguendo. Col senno di poi, sapendo come finisce la stagione, questo forse è stato un limite di Pirlo, che non è riuscito prima a capire che forse la squadra che aveva a disposizione non poteva fare tutto quello che gli chiedeva e che forse non avevano nemmeno capito al 100% quello che gli chiedevano. Però questo è uno dei problemi che vedremo arrivare più avanti e non sicuramente in questo momento. C'è un abisso tra McKennie e Ronaldo, fanno capire la differenza di alimentazione e di gestione, no? Tra il campione e il giocatore giovane che arriva, anche solo in una cosa banale come l'alimentazione. L'alimentazione di McKennie torna fuori spesso in questa serie. Poi c'è la differenza tra Chiellini e Bonucci, i due capitani della Juventus dell'anno scorso. Chiellini cuore d'oro con una maniera naturale, proprio naturalissimo Chiellini per essere cuore d'oro, invece Bonucci che fa vedere di essere responsabile, di sentirsi responsabile, forse un po' più costruito Bonucci rispetto a Chiellini, mi viene da dire di sì, e forse fa così per cercare di superare i suoi limiti, perché io credo che Bonucci abbia costruito la carriera sulla testa, sulla mentalità, sulla mente, proprio sulla mente, e quindi cercare di apparire, secondo me per Bonucci è un modo per caricarsi ed esaltarsi. Questa è una cosa che ho sempre avuto in mente per Bonucci e che sto vedendo anche qua davanti alla telecamera, mi è sembrato un po' più bloccato. Ronaldo il Covid prima del Barcellona, una partita maledetta con la tripletta di Morata in fuorigioco. L'anno scorso, ragazzi, Morata quando toccava palla faceva sempre gol, ma era sempre in fuorigioco, e invece quest'anno, lo sappiamo, ci sono delle richieste diverse da parte dei due allenatori e purtroppo Alvaro quest'anno sta facendo fatica a fare il ruolo che gli viene chiesto, ne abbiamo parlato anche nelle ultimissime pagelle dopo la sconfitta per 4-0 con il Chelsea. Sono ancora nervoso quando vedo i pareggi con Lazio e Benevento, veramente una roba tremenda, che anche perché te lo dicevano, il Milan è 6 punti, è capolista, e devi facciare vedere quanti punti tu avevi buttato via in queste partite qua, ma veramente un sacco di punti buttati via e che alla fine hai pagato e anche tanto. E c'è stato un momento stranissimo tra il prete, la suora, il don, discorso strano tra i credenti e il calcio, che parlano di peccati originali legati al calcio, un po' blasfema come cosa secondo me, ed è invece stato molto bello sentire i discorsi all'intervallo tra Pirlo, cercava di evidenziare i problemi. Questa è una delle cose che secondo me con Sarri, Pirlo e Allegri tutti e tre abbiamo pagato molto e che forse stiamo pagando anche in questo momento, cioè l'allenatore che dà delle indicazioni ma i giocatori che poi non le eseguono, e lo stiamo pagando davvero con tutti e tre gli allenatori, perché Pirlo, cavolo, quante volte ci siamo tornati sul discorso l'anno scorso di dire oh l'area è vuota. Ragazzi, l'area vuota, non la riempiamo, come facciamo a fare gol se crossiamo l'area vuota? Io mi ricordo, è stato un tormentone incredibile. E dicevamo, è impossibile che non se ne accorgano, è impossibile che Pirlo non lo noti. Pirlo lo notava e lo faceva presente e chiedeva ai giocatori di andare ad accompagnare. E non si faceva mai. L'unico che l'ha fatto in quella partita è stato McKennie e l'ha risolta. Ha fatto gol e, spoiler, farà gol anche nella partita dopo col Barcellona. Quindi, secondo me, questo è uno dei grandi punti che dobbiamo prendere in considerazione. Tutte le volte che vi dico darle colpa agli allenatori e basta e mettersi le mani avanti agli occhi, è questo. Perché l'allenatore può avere un'idea, può volerla risolvere, però se poi non viene seguito dalla squadra o se i giocatori non fanno quello che viene richiesto, c'è poco da fare, ragazzi. C'è poco da fare. Questo anche quando arrivo l'anno scorso a fare il video, secondo me ci sta a cambiare allenatore, è giusto cambiare allenatore rispetto a Pirlo. Lo dico da subito,
Non venitemi a dire però che è tutta colpa di Pirlo, perché sarebbe ignobile nei confronti di Pirlo e sarebbe difendere dei calciatori che in questo modo non si assumono le responsabilità. Perché se continuiamo a cambiare allenatore anno dopo anno, i giocatori continueranno a non assumersi le responsabilità, perché sanno che poi a pagare alla fine, se fanno male anche loro, non sono loro a pagare ma l'allenatore. E quindi questa è una cosa che secondo me bisogna tenere qua. Concludo dicendo, dato che siamo in un momento difficile anche adesso, quanto è stato bello vedere la vittoria nel derby nonostante la difficoltà. Chiunque abbia giocato un minimo a calcio sa che le vittorie più belle sono proprio quelle, le vittorie che arrivano nelle difficoltà. Non sto dicendo che sogno una Juve che vinca sempre in extremis dopo che va sotto, perché non è vero, però io sono certo, perché so, l'ho vissuto sulla mia pelle, che le vittorie inaspettate, le vittorie quando ormai tutto era dato perso, sono le più belle. E noi dobbiamo ripartire da qua. Dobbiamo ripartire da qua. Sono d'accordo che bisogna dare giuste istruzioni ai calciatori, però come ti dicevo, Pirlo aveva fatto un'analisi perfetta. Bisogna andare a riempire l'area di rigore, perché l'area di rigore è vuota. E non ci andavano. Comunque non ci andavano. Quindi l'istruzione giusta è passata, però poi i calciatori non facevano la cosa. E tutto l'anno siamo stati a dire questa cosa qua. E infatti McKennie è il giocatore che riempie meglio l'area di rigore e che ci aiuta sotto questo punto di vista. Buffon è tutta mentalità, ce lo spiega, è 25 anni che gioco senza staccare un attimo. E sono quelli lì i giocatori che rimangono nel collettivo, nella leggenda. Lo dicevamo prima per Ronaldo, lo diciamo adesso per Buffon. È inutile, puoi essere forte finché vuoi, ma se ti manca la testa non diventerai mai un calciatore destinato a rimanere nella storia. Crossiamo male e non facciamo gol su angolo. Nedved a Paratici, questo siparietto simpatico. Quindi consapevolezza da Pirlo, Nedved a Paratici, della difficoltà sulle palle che arrivano al centro dell'area di rigore, che non riempiamo l'area, che insomma lo sappiamo. Ronaldo parlava ancora a dicembre di potenziale vittoria della Champions League con la Juventus, dicendo speriamo che questo possa essere l'anno buono. C'è un motivo per questo. In quel momento lì è stato davvero il punto più alto della stagione dell'anno scorso. Tutto andava bene, il gruppo era unito, si erano persi dei punti, certo, è vero, però tutti stavano seguendo Pirlo e Pirlo sembrava veramente a capo della squadra. E non lo dico per la serie, ma perché anche l'anno scorso, ripeto, con dei punti persi per strada pesanti, importanti, e ci arriviamo, sembrava andare ancora tutto bene. L'ultimo ballo di Buffon in Champions con la Juventus, appunto per il momento più alto della stagione, il 3-0 al Camp Nou, è l'ultima sfida in ordine cronologico tra Ronaldo e Messi e sicuramente l'ultima sfida di Messi e Ronaldo con la maglia del Barcellona. A distanza di un anno nessuno dei due più nella Juve nel Barcellona hanno aperto un altro ciclo finale conclusivo della loro carriera, e Buffon ha deciso che ormai la Champions non avrebbe più vinta e ha scelto per il cuore, per il Parma, che poi è anche la squadra che chiude questo terzo episodio. Poi un piccolo passo su due cose simpatiche, cioè l'intervento di Ronaldo su Messi, quanta voglia al Camp Nou, quando aveva voglia quelle partite lì Ronaldo, ragazzi, era incredibile. Il problema è che quelle cose lì le faceva solo quando pareva lui, ma questa fa parte dell'essere Ronaldo. E l'emozione del signore che è andato a trovare Buffon, lo capisco bene, perché mi è successa la stessa cosa, ricorderete i vari video, mi è successo per 3 volte di fila. Quindi Chiesa è stato preso perché Pirlo si è impuntato, quindi questa, tra Paratici e Pirlo, dobbiamo essere riconoscenti, anche se non sono più tesserati della Juventus, perché ci hanno portato Federico Chiesa. Un bel parallelo con oggi, perché c'è l'Atalanta. Atalanta, e dicono, partita da vincere per il discorso scudetto, perché vincendo quella partita lì ti proietti là, Così come sabato, proprio contro l'Atalanta, è da vincere perché devi agganciare il quarto posto. Quindi è incredibile il parallelismo che arriva delle due stagioni. E vi dico che se non vinci certe partite, e l'abbiamo l'anno scorso con l'Atalanta a Torino, abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare, ma se non vinci certe partite, certi obiettivi non li raggiungi, ed è giusto così. E siamo a dicembre, in un momento in cui tutti parlano ancora di scudetto, di decimo scudetto, di leggenda e di potenziale vittoria della Champions League. Poi qualcosa si rompe. Concludiamo
con due battutine. La prima è Bernardeschi, ha fatto la battuta migliore di tutta la serie sulla roba dei fischi. Una frase ha detto Bernardeschi in tre puntate, è stato il migliore. E la gestione di Ronaldo per le pubblicità mi sembra un po' esagerata. E qua faccio un altro parallelo ancora con quando ho incontrato io Ronaldo, che mi ha detto no, niente video, niente video. Ho detto niente video, se passa non posso riprendere. No, niente video. E io l'ho fatto il video. Un po' esagerata come al solito la gestione di Ronaldo. Ricordiamoci che sì, campionissimo, fenomeno, incredibile, ma Cristiano, nel vero senso della parola, persona come tutti noi, Dai, su. Tanto è bellissimo vedere la sfera privata di Morata, Buffon e tutti gli altri giocatori, di Nedved. Buffon è matto come un cavallo, non mi stancherò mai di dirlo. La partita con la Fiorentina invece mi fa venire un sacco di nervoso, ancora oggi, nonostante l'arbitro, ed è stato uno dei pochi video in cui veramente mi sono permesso di dire che ci sono stati degli errori arbitrali evidenti che hanno condizionato il risultato, quella partita mi fa arrabbiare, quell'espulsione di Cuadrado mi fa arrabbiare, in un momento in cui devi chiudere l'anno al meglio e lo chiudi in quel modo lì, in quel modo lì. De Ligt, McKennie, è l'italiano che parlo, anche se De Ligt fino adesso non si è ancora visto tanto. Dybala, che non si è visto tanto. Perché Dybala non si è visto tanto fino adesso, alla fine della quarta puntata? Abbiamo pensato che potesse essere un discorso legato ai diritti d'immagine, dato che l'anno scorso aveva quella roba lì sui diritti d'immagine che dovrebbe aver risolto quest'anno. Bello il siparietto con Totti, che non mi ricordavo assolutamente, Totti-Pirlo, e Pirlo tira fuori una cosa importantissima: il si sta giocando troppo. L'anno scorso ne avevamo parlato anche, mi ricordo che faccio un video a gennaio in cui in una tabella vi mostro i giorni di recupero di Pirlo rispetto ai giorni di recupero di Sarri, di Allegri. In quello stesso periodo dell'anno si stava giocando troppo, ma nonostante tutto e nonostante la sconfitta con la Fiorentina, i risultati erano ok. Non si recuperava, si andava e si andava bene. Bonucci Milan, buttata lì a casaccio secondo me per fare il parallelismo con la sfida di San Siro. La positività di Cuadrado, e ci sono rimasto male nella gestione della positività. Tamponi, poi allenamenti tutti insieme, dal gruppo Cuadrado sei positivo. Ah davvero? Sì. Ah ok, ciao. E lascia andare tutti. Una roba un po' strana, non so se questo è il protocollo, se questa è la prassi, però secondo me è stata gestita in una maniera un po' particolare. E infatti dopo Pirlo cosa fa? Si deve rimettere lì e rifare tutti gli schemi, perché avevano preparato tutta un'altra partita, devono inserire un giocatore come Frabotta, quindi cambiano tutte le scalate. Ma Chiesa sulla destra fa la partita della vita su Teo Hernandez e vinciamo con la doppietta di Chiesa e gol di McKennie con il gol di Calabria dall'altra parte. È bello anche vedere che si rimettono lì a tavolino, rifanno tutta la partita giocata prima, perché le partite per giocare sul campo le devi giocare prima sulla carta, sul foglio di carta, per capire come andrà preparata. E in questo momento della mia vita sono veramente curioso di apprendere sempre di più per la gestione tecnico-tattica di una partita. E quella con il Milan... Ah, intanto, peccato per il Covid, è incredibile vedere degli stadi del genere come San Siro, lo stadium, dei veri e propri vanti italiani vuoti a causa Covid. Però quella con il Milan è stata una boccata di ossigeno che ti faceva veramente pensare ancora allo scudetto. Eri lì che uscivi da San Siro con la consapevolezza del ci siamo anche noi, il decimo è a portata di mano, nonostante Pirlo, che è il primo anno che allena, nonostante la rosa non proprio di altissimo livello, si era sopperito a dei limiti, e Cristiano Ronaldo ti aiutava tantissimo in questa cosa, proprio perché avere uno come Ronaldo, non avere uno come Ronaldo, cambia tutto. Infatti fino a gennaio, anzi, arriva un punto in cui devi per forza fare risultato in così poco tempo, iniziamo a giocare meno propositivi ma più compatti, più risultatisti, e quello lì è il momento in cui davvero dici sono qui, me la posso giocare su tutti i fronti. Poi qualcosa si rompe, non ci siamo ancora arrivati, sono curioso di vedere, ma questo ti fa capire due cose: che nel calcio al fine dei conti contano il risultato e il finale, non il risultato finale, che è una cosa diversa e che conta, ma il risultato e il finale della stagione. Perché con Allegri, l'ultimo anno di Allegri, vinciamo lo scudetto a novembre, ma finisce male l'anno e ci sono le critiche, giustamente. Con Sarri iniziamo bene, finiamo molto molto sulle gambe, ed è così. Con Pirlo iniziamo bene e finiamo in una maniera non eccezionale, dove ci salviamo veramente nel finale. E adesso che siamo partiti male quest'anno, abbiamo una sola possibilità: concludere bene.
E questa è l'unica salvezza. Quindi speriamo davvero che questa stagione, al contrario delle ultime tre, possa partire male, ma per finire bene, se non benissimo. Poi lo so, è difficile, ci sono tutti i limiti del caso. Però vediamo. L'Inter in cui Paratici ci dice la nostra linea verde per il futuro, loro hanno usato una strategia diversa, quella del presente. E infatti cosa succede? Il presente è dell'Inter e ci auguriamo il futuro possa essere nostro, perché l'anno scorso abbiamo iniziato veramente un giro diverso. E io lo so che oggi è facile dire che la Juventus non punta sui giovani, ma non è così, perché l'anno scorso abbiamo iniziato ad abbassare l'età media e quest'anno abbiamo continuato ad abbassare l'età media. Quindi per forza di cose il futuro deve essere nostro. È un progetto lungimirante e ambizioso e che non si concretizza dall'oggi al domani. L'Inter aveva optato sul presente, sugli investimenti pesanti per vincere subito e ha vinto subito. Veniamo demoliti infatti da quell'Inter, mi fa ridere Pirlo che dice a Vidal, proprio oggi dovevi segnare, infatti Vidal ci ha fatto gol, era stato l'unico gol in campionato dell'anno scorso di Vidal. Paratici anche qua lungimirante, perché il giorno dopo la partita dice è la prima volta in 10 anni che sento che possiamo perdere lo scudetto e lo possiamo perdere contro di loro. Aveva capito. Lo aveva capito forse prima di tutti, perché io in quel momento lì ancora ero molto orientato sullo scudetto. Poi c'è la finale di Coppa Italia con il Napoli, il recupero lampo di Cuadrado che parte alla mattina da Torino da solo perché aveva recuperato dal Covid, gioca quella finale e la vince facendo anche l'assist a Morata al 90esimo. La vittoria è sempre bella, vincere un trofeo è sempre qualcosa di importante, un trofeo è sempre un trofeo ed è bellissimo vedere come Pirlo, Tudor e tutti gli altri hanno esultato Baronio per il primo trofeo da allenatore, il primo trofeo da juventini, ed è bello anche vedere Tudor e Ronaldo insieme dopo le parole che ci sono state negli ultimi giorni proprio di Tudor a proposito di una figura come quella di Cristiano Ronaldo ingombrante. L'abbiamo vista anche prima e lo sapevamo già e abbiamo avuto ancora di più la conferma su questa cosa. Poi c'è la Coppa Italia con l'Inter, ancora una volta l'importanza di averli davanti uno come CR7, l'andata ovviamente, dove a San Siro vinciamo per 2-1. Poi vabbè, c'è la miglior storia d'amore che sia mai stata concepita a proposito di un campo da calcio, cioè quella tra Pinsoglio e Cristiano Ronaldo, con una maglietta fantastica. E poi finalmente si parla dell'analisi del match, delle figure che sono al di là dell'allenatore, delle figure che sono che compongono lo staff, non direttamente Pirlo, non direttamente Tudor, ma di tutte le persone che si occupano di capire l'andamento della partita. Questo è un passaggio che mi è piaciuto particolarmente, vedere Gagliardi e Baronio che guardano la partita in due posizioni diverse e comunicano con le cuffie. Gagliardi dall'alto riesce a vedere delle disposizioni, le riporta a Baronio che parla con Pirlo. Quindi veramente questa è una cosa fantastica che mi è piaciuto un sacco. Poi ci sono due partite strane, particolari, e qua veramente entriamo nel vivo della serie della stagione dell'anno scorso. Io ricordo quella partita con la Roma e a me quella partita era piaciuta e mi aveva convinto. Quella con l'Inter invece mi aveva fatto schifo, perché eravamo andati in campo 100% per giocare per lo 0-0, l'abbiamo visto anche poi nella lavagna tattica di Pirlo, avete visto che fino a questo momento era sempre diversa, lì era 4-4-2 puro secco, le altre volte era sempre un modulo diverso, riportato anche graficamente, e invece so che anche voi dall'altra parte l'avete vista al contrario, cioè quella con la Roma non vi era piaciuta e invece vi era piaciuta quella con l'Inter. Io rimango di questa idea, quella con l'Inter proprio zero perché scende in campo per non vincere, quella con la Roma invece la vince con una consapevolezza incredibile e anche con il fatto che là davanti c'è uno come Cristiano Ronaldo che, anche se non fai la partita più bella del mondo e ci sono dei momenti in cui devi fare la partita così perché non ne hai per farla diversamente, uno come Ronaldo te la butta dentro. Torniamo al discorso che l'anno scorso si sentiva un sacco la gente che diceva che Ronaldo era il problema. Io spero che possano essersi ricreduti quest'anno, perché se c'era una cosa che funzionava l'anno scorso era che Cristiano Ronaldo buttava dentro la palla. E c'è un parallelismo importante tra questa partita con l'Inter e la partita col Chelsea dell'altro giorno, perché entrambe le partite, secondo me, da Pirlo e da Allegri sono state preparate per andare a fare 0-0. E c'è una cosa che non sopporto e non sarò mai d'accordo, è lo 0-0. Anche se poi con quello 0-0 sei arrivato in finale di Coppa Italia e anche se poi quello 0-0 ti avrebbe portato come primo nel girone. Se sei la Juventus, la partita per lo 0-0 non la puoi fare. E credo che da qui in avanti Pirlo abbia perso un po' di forza di fronte allo spogliatoio, ma questo, ribadisco, è una cosa che ho sempre creduto io, ho sempre pensato io,
vedendo anche come poi si è evoluta la stagione, ora vediamo se c'è qualcosa di più e vediamo come il gruppo, lo spogliatoio hanno reagito anche alla partita col Porto, e ribadisco, secondo me lì è stato il vero e proprio colpo di grazia che ha decretato l'esonero di Andrea Pirlo. L'ossessione per la Champions League da parte di noi tifosi della Juventus è evidente, è una cosa scontata. Le tante partite di fila, giocatori che iniziano a essere stanchi e Pirlo che in qualche partita inizia anche a cambiare atteggiamento e forse qualcuno smette di seguire l'allenatore per via di questo modus operandi differente rispetto alla narrazione che c'era stata fino a questo momento. Ma tutti lo sappiamo e tutti lo dicono, senza problemi anche Pirlo. La Juventus non può uscire agli ottavi di Champions contro il Porto. La Juve uscirà agli ottavi di Champions contro il Porto. Stagione che fino a quel momento andava bene, poi la stagione cambia in un attimo, ragazzi. Cioè, è inutile prenderci in giro. Chi mi parla, chi mi dice che nel calcio gli episodi non esistono, il retropassaggio di Bentancur, l'infortunio di Chiellini, la sfiga di non aver Dybala, di aver Bonucci fuori in quel momento, il rigore non fischiato all'ultimo secondo e la sconfitta col Porto in Portogallo. Ditemi quello che volete, ditemi che la sfortuna non esiste, ditemi che gli episodi non possano ribaltare una stagione. La sfiga esiste. Esiste, c'è, come c'è la fortuna c'è anche la sfiga. E io mi sento di dire che in quel preciso istante la Juventus l'anno scorso un po' di sfiga se l'è portata dietro. Stavano dando tanta importanza alla Champions, forse molto più che al campionato, ci stavano credendo. Perché c'era Cristiano Ronaldo. Perché c'era Cristiano Ronaldo. E queste partite pesano, ragazzi. Queste partite qua di Champions, proprio perché noi juventini ci crediamo e perché ormai la Juventus stessa ci crede. Queste partite qui hanno portato all'esonero di Allegri, di Sarri e di Pirlo. Inutile che ci prendiamo in giro, ma è quello che vi dicevo prima. Il risultato finale, come si finisce, come certe partite vengono valutate. Poi quella di Pirlo, questa qua di Pirlo è stata incredibile rispetto a quelle di Sarri e di Allegri degli anni prima. Vabbè, se parliamo di ottavi, Allegri ha avuto il 3-0 con l'Atletico. Se parliamo della qualificazione di per sé, questa è la partita giocata meglio tra quelle dove poi sei effettivamente uscito, dove veramente puoi recriminare, dove veramente pensi di vabbè. Chiesa, acqua e sapone, è il nostro futuro per forza di cose. Intanto in campionato Ronaldo continua a fare la differenza, poi il gol di Barak con l'Hellas spezza definitivamente le gambe a una Juventus che in Serie A stava iniziando a perdere colpi mentre le altre andavano, la classifica sempre più lontano, e lì capiscono probabilmente di aver perso il decimo scudetto di fila, ed è per quello che nonostante il sogno del decimo scudetto di fila c'è la Champions League, ma c'è da ribaltare la partita con il Porto. E poi c'è un rimpianto vedendo la presentazione di Ronaldo con la Juventus, di quello che è stato e di che poteva essere, delle emozioni, di quello che abbiamo provato quando Cristiano arriva a Torino e di quelle che erano le nostre ambizioni. E questo poteva essere più, ma non si è fatto. Poi dicevamo gli infortuni, i recuperi, l'importanza degli staff medici. Chiellini parla di calcio con il fratello esattamente come facciamo noi, ed è questo il bello del calcio, perché noi e i protagonisti stessi, quindi i calciatori, gli allenatori, di calcio viene analizzato così. Poi certo i professionisti vanno più nel dettaglio, ma alla fine parlare di calcio rimane quello. E parlare di calcio, questa cosa secondo me è fantastico. Ronaldo in tutta la serie si sente veramente parlare, alzare la voce, comunicare col gruppo nello spogliatoio a fine primo tempo del ritorno col Porto, dicendo che stavano giocando male gli altri. Cuadrado gli fa notare che, ehi, attenzione, Cristiano, sei parte del gruppo, devi essere un esempio per gli altri. E lì Ronaldo capisce, dice sì, è vero, anche io. Cuadrado che alza la voce su Ronaldo, mi è piaciuto tantissimo. Veramente mi è piaciuto tantissimo, anche perché quella partita lì, e ci arriviamo, è il momento in cui saluti Cristiano e abbracci Chiesa. E Chiesa ti fa vedere che sarà lui, che è lui già da oggi e che sarà lui nel futuro il giocatore a cui ti devi aggrappare in quelle serate lì di Champions. È per questo che fa ancora più male vedere come è andata col Chelsea il 4-0 dopo che all'andata proprio l'aveva risolta. Federico Chiesa, l'uomo di Champions, l'uomo da Champions. Chiesa il protagonista assoluto, appunto, che ci dà questa speranza. E poi ci sono degli episodi incredibili come il palo di Chiesa su un gol praticamente già fatto, con anche lì sfortuna, e la sfortuna della traversa di Cuadrado che ci avrebbe mandato ai quarti, saremmo andati ai quarti senza problemi. E sono cose, ragazzi, che
cambiano una stagione. E magari in questo momento non saresti nemmeno con Allegri in panchina, magari ci sarebbe ancora Pirlo, ci sarebbe ancora Ronaldo, chi lo può dire? Con i secondi mano non puoi fare niente, però quegli episodi lì cambiano tutto. Cambiano tutto. Il gol sotto le gambe di Cristiano Ronaldo, scura punizione, penso che sia stato un vero e proprio punto di non ritorno per il portoghese in bianconero, che vedremo nella prossima puntata, farà la tripletta perfetta con il Cagliari per poi finire male il resto della sua stagione, salvandoci con quel gol con l'Udinese, ma un episodio sporadico in mezzo a un deserto di Cristiano completamente staccato dal gruppo, da quanto abbiamo visto noi da fuori, e sono curioso di capire se effettivamente è andata così anche dentro. Gli ultimi due episodi sono qua che mi mettono un'ansia addosso, nonostante sia pienamente consapevole di quello che è il finale. La rete di Rabiot non cambia niente e siamo fuori dalla Champions. Silenzio, rassegnazione e le lacrime di tutti i calciatori, soprattutto le lacrime di Cristiano Ronaldo, che abbiamo sempre detto a lui della Juventus non gli frega niente, e magari piangeva perché non la potrà vincere lui la Champions, però lì ci ha dato davvero l'impressione che gli importasse la Juventus. E tante volte ci ritroviamo, ma io stesso, a dire io non vedo la voglia nei giocatori, non vedo quello spirito, però poi li vedo piangere, capisco che per forza di cose, ma era naturale, non c'era bisogno di vederli piangere, e un tifoso a caldo dice delle cose che poi magari si porta dietro, ci ragiona e dice ma sarà davvero così, però tante volte ci è mancata la voglia, sembrava di vedere i giocatori svogliati. Le lacrime sono uno strumento fortissimo, secondo me, e lo dice una persona estremamente sensibile e che non si vergogna di dimostrarsi vulnerabile. Le lacrime però sono un sentimento onesto. Wow, 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 siamo arrivati alla fine del settimo episodio, è la prima volta che sento un Bonucci veramente autentico, non costruito, arrabbiato, sfuriata di rabbia incredibile, ma che mi è piaciuto un sacco e che ci dà l'idea che gli stessi calciatori erano consapevoli che la stagione stava effettivamente andando male e che tu col Benevento in casa dovevi vincere. Loro, i calciatori, ancora credevano nello scudetto. Io no, io era da un po' che avevo rinunciato all'idea. Ero molto più orientato sull'Inter, che in quel momento stava veramente meritando e che poi alla fine avrebbe vinto lo scudetto. Mi era un po' passata la concezione del «Ehi, siamo la Juve, prima o poi ci saltiamo fuori in qualche modo». Un Ronaldo che, diversamente da quanto pensavo, sembra ancora molto inserito fino a quella partita lì. E però voglio togliermi un sassolino dalla scarpa, perché qual è la narrazione, no? Solita in Italia. Che la Juventus, ladri, c'è della malafede, queste cose qua. Invito sempre a guardare il 100% degli episodi, non solo quelli che fanno comodo, perché tutt'oggi, si parla di una Juventus che è andata in Champions solo per via dei favori che ha ricevuto contro l'Inter, e tra l'altro prendendo solo i favori, solo le cose a favore di quella partita, neanche quelle a sfavore. Anche basta, perché anche col Benevento abbiamo visto che c'è stato qualcosa di incredibile, col Porto qualcosa di incredibile, con la Fiorentina qualcosa di incredibile, ed è così il calcio, perché è sempre stato così. Nell'arco di una stagione ci sono gli episodi a favore e quelli contro, senza dover sempre pensare alla malafede. Ma tanto so che queste sono le classiche parole all'aria, al vento, perché ognuno continuerà a fare il cazzo che vuole. Nedved contro Paratici alla fine della partita col Benevento, perché Paratici dice colpa nostra, anche nostra, facciamo parte del gruppo, invece Nedved incazzatissimo ce l'ha con i calciatori. No, siete stati voi. Idea diversa nel calcio, è quello che dico sempre, è inutile prenderci in giro. Ci sono delle persone che il calcio vedono in maniera diversa anche dentro la stessa dirigenza della Juventus. È un problema? No, perché è giusto che ci siano idee differenti. Lo sfogo di Pirlo in compagnia di Buffon, Gigi inizia a sentirsi a disagio in un calcio moderno, Pirlo gli dà ragione, i telefonini e tutte queste cose qua sono i social network, cose che non piacciono alla vecchia guardia. E poi c'è questa contrapposizione bellissima in cui la Juventus va avanti, parla di Twitch, parla dei social, parla dell'evoluzione, ed eccoci qua sui social network a parlare di Juventus,
E per fortuna io posso dire che è diventato un lavoro a tempo pieno per me, quindi cambia molto a seconda di che età e di quale epoca hai vissuto. Sul finale di stagione inizia un millefinotto di partite che riconsegna la Juventus un po' di speranze e ci fa tornare poi sulla terra la sconfitta con l'Atalanta, 1-0 di Malinowski. Gli scontri diretti iniziano ad essere un problema per la Juventus e lo scudetto diventa ufficialmente dell'Inter con Ronaldo che ci regala una vittoria importantissima e sporchissima a Udine. Tra l'altro interessante vedere come qualche mese dopo a Udine sarà l'ultima partita di Ronaldo con ancora un gol in extremis, questa volta annullato per un fuorigioco millimetrico prima del suo passaggio allo United. Poi il caos, il casino legato alla Superlega e Agnelli qua spiega addirittura alla squadra tutto quello che era la Superlega, cosa che non ha mai fatto effettivamente davanti ai microfoni, ai giornalisti, per noi tifosi. La Superlega sarà sempre caotica proprio per questo. La Superlega è una guerra di ideologia, di posizione, quasi uno scontro più politico che sportivo. Intervallo col Milan, siamo sotto, Buffon alza la voce, Bonucci alza la voce, cercavano di stimolare i ragazzi. Poi non si è sentito Pirlo nei momenti difficili di quando col Benevento, soprattutto col Milan più che altro, col Milan non si è sentito Pirlo. Non sappiamo se Pirlo non abbia effettivamente parlato o se sia stato tagliato dal registrato, non possiamo sapere se era stato messo da parte dallo spogliatoio nel momento difficile oppure no. Non voglio sbilanciarmi proprio perché magari c'è un'ora di registrato di Pirlo che parla nell'intervallo e noi semplicemente non l'abbiamo visto. Ricordo col Milan sul 3-0 di essermi arrabbiato in maniera incredibile in quella partita, chiedendo delle cose anche importanti come Pirlo che va a dimettersi se pensa di avere ancora un briciolo di dignità, perché in quel momento si andava veramente malissimo, malissimo. Ripeto, cose a caldo che un tifoso può dire. E che freddo magari dici cosa sto dicendo, ma il discorso della rabbia, della voglia di cui parlavamo prima, ecco, col Milan veramente è venuto a mancare, lì ero arrabbiato, deluso per quello, e sono contento di vedere che gli stessi giocatori della Juventus, due come Bonucci e Buffon, che qualche esperienza con la Juve l'hanno fatta, sono stati arrabbiati tanto quanto me, quindi è normale che chi ci tiene poi si arrabbi. Buffon lascia la Juve, ce l'annuncio prima di lasciarla, però para il rigore col Sassuolo. Tra l'altro, Paratici dice quello che ho detto io nell'ultimo video che ho fatto ieri su YouTube, che chi non se la sente e si sente di troppo che si levi dai coglioni, perché qua c'è, se la Juventus devi vincere, la Juventus è questa roba qua. Da aprile a novembre non è cambiato nulla. E nella stessa sera in cui Buffon gioca una delle ultime partite con la maglia della Juventus a Sassuolo, a Reggio Emilia con lo Sassuolo, pare rigore a Berardi, Dybala e Ronaldo 100 gol in bianconero. Però inizia ad esserci a 180 minuti dal termine della Serie A la paura di non accedere alla Champions League, esattamente la stessa paura, stesso timore che abbiamo anche oggi, ma lì eravamo ad aprile e qua siamo a novembre e questo è un problema. Si parte con una modifica rispetto a quello che c'era stato detto fino a questo momento, a quella che era stata anche un po' la filosofia di Pirlo, perché Pirlo dice: dobbiamo portare a casa il risultato, dobbiamo vincere, gli altri, l'Inter, non devono festeggiare. All'inizio Pirlo parlava di divertimento come cosa più importante, giriamo il pallone, divertiamoci. Non conta più divertirsi in quel momento lì, conta vincere, fare risultato perché la stagione ci è scappata dalle mani e ci siamo giocati fin troppi jolly. A fine primo tempo Pirlo continua su questa linea, portare a casa la partita, facciamo valere la nostra situazione di vantaggio, cerchiamo di mantenere la nostra posizione e preoccupiamoci di difendere piuttosto che attaccare perché siamo in vantaggio. Poi Bentancur viene espulso, una follia, come dicevamo anche prima. Pirlo deve cambiare qualcosa e deve togliere addirittura Chiesa e Cristiano Ronaldo, fino all'autogol di Chiellini che rimette tutto in parità e arriviamo al super discorso rigore Cuadrado Perisic che vale il 3-2 finale. La finale di Coppa Italia con l'Atalanta, c'è l'allenamento, lo preparano, Pirlo e Buffon addirittura si mettono a discutere sull'eventuale ipotetica lotteria finale ai calci di rigore. Bonucci e Chiellini vanno fuori a pranzo e fanno mea culpa, ragionano sul fatto che hanno fatto male, che dovevano fare meglio e che sicuramente erano più attrezzati rispetto a tutte le altre squadre che anche loro si stanno giocando diversi jolly ed è per quello che la corsa Champions non è ancora chiusa. Anche loro sono focalizzati su una e una sola cosa, cioè che il Milan sarà la squadra che rimarrà fuori, perché a Bergamo con l'Atalanta sarà complicata, e che invece il Napoli andrà dentro. Sappiamo bene che in realtà non sarà questa
il finale, non sarà questa la conclusione naturale di quella stagione, di quello scudetto. Il grande ritorno, ok, del pubblico allo stadio dopo mesi tremendi e durissimi, mentre Juventus è in viaggio verso Reggio Emilia e Pirlo prepara la penultima conferenza stampa in treno. È difficile preparare questa conferenza stampa perché è in un momento super, super, super complicato, dove le critiche sono altissime e i tifosi sono abbastanza in rivolta, direi giustamente, visto come si stava concludendo la stagione. Paratici è molto emotivo e si emoziona a parlare dell'ultima partita di Gianluigi Buffon in bianconero. E come non comprendere questa sua presa di posizione. Pirlo nelle ultime partite viene mostrato anche nella serie molto sicuro di sé e grande motivatore, a differenza di quanto avevamo detto poco tempo fa con il Milan, dove era quasi stato messo in disparte. A fine primo tempo si accende Chiesa proprio come aveva chiesto Pirlo, è prima un palo e poi il gol del vantaggio che ci consegnerà la Coppa Italia. Si vince la Coppa, il gruppo è molto unito, c'è questa esplosione di gioia a parte di tutti e si saluta quindi Gigi Buffon nel migliore dei modi. La vittoria finale della Coppa Italia è stata festeggiata tantissimo, forse quasi più degli ultimi scudetti, e questa ci dà la dimensione del fatto che c'era bisogno di vincere per rimettere in piedi una stagione che era stata brutta, che aveva portato via tante energie fisiche e soprattutto mentali. E poi ci sono gli ultimi 90 minuti della stagione a Bologna, dove disintegriamo la squadra emiliana anche con Cristiano Ronaldo in panchina per scelta tecnica. Perché per scelta tecnica? Non lo so. E di questo parleremo al termine, quando andremo a fare l'analisi e la valutazione della serie. Il gol di Faraone rimette tutto sui binari bianconeri, Petagna all'ultimo secondo non segna e il campionato si conclude con la Juventus al quarto posto. Pirlo alla prima stagione in panchina vince due trofei, Coppa Italia, Supercoppa e classifica la Juve alla Champions League, ma questo non è sufficiente per vederlo confermato un'altra stagione sulla panchina della Juve. Ed eccoci qua alla conclusione. Vi faccio intanto questa domanda: vi è piaciuta All or Nothing? Perdonatemi la pronuncia, ma il mio inglese è questo qua. Cerchiamo di trovare un po' i difetti a questa serie che anche live su Twitch sono venuti fuori nella chat in diretta. Tanto non tutti i calciatori protagonisti, soltanto alcuni, molto ricorrenti, qualche parola per altri, non ci sono stati tutti. E questa forse è stata la cosa che mi è dispiaciuta maggiormente, perché è sembrato un gruppo di calciatori capitanati davvero da due, tre elementi e tutti gli altri che non hanno mai aperto bocca durante l'anno. Poco spogliatoio, poco mercato e pochi segreti. Io volevo qualcosa in più sotto questo punto di vista. Non ho visto gli altri All or Nothing, mi dicevano che in realtà questo è stato più scarso da questo punto di vista. Non so se per volontà della Juventus, se per volontà di Amazon, se è stata una cosa concordata, io te lo faccio fare, però non tutto. Ecco, io volevo qualcosa in più, perché c'è un ma grosso. Non si è capito cosa non è andato in questa stagione. Al termine della visione della serie ho esattamente la stessa idea che avevo prima della serie, e cioè, secondo me sono successe queste cose, ma non so se effettivamente è per questo che si è andati male. Quindi questa forse è una delle cose peggiori di tutta la serie, ma ribadisco, non so se è per volontà di Amazon, per volontà della Juventus, o perché semplicemente non è successo niente ed è stata una banale stagione sportiva dove sul campo poi non sono arrivati i risultati che si voleva, perché la Juventus fino alla sesta puntata parla di scudetto, fino al che c'è la Champions parla di vittoria della Champions, quindi tu parti con un'altra idea. Poi è vero che vinci due trofei e arrivi nel quarto posto, ma esci agli ottavi con il Porto e ti qualifichi come quarto in Serie A in Champions League all'ultima giornata. E questa non è una cosa da dimenticare, perché la narrazione totale della serie ci porta quasi a pensare che sia andato veramente tutto bene e che Pirlo sia un eroe, un allenatore grandissimo che non ha sbagliato quasi niente, ma ripeto, se siamo arrivati a questo punto e se la stagione della Juventus si è complicata in quel modo è perché qualcosa è accaduto a un certo punto, e se la Juventus è andata ad esonerare Pirlo per riprendere Massimiliano Allegri significa che anche l'altro allenatore qualcosa deve essere accaduto. Che cos'è accaduto? Non lo sappiamo, e speravo di immaginarlo e capirlo
con All or Nothing. È servita però per dare credito a Pirlo, perché una delle critiche maggiori che è stata rivolta all'allenatore è stato: non ha il polso, non parla con la squadra, non urla, non alza la voce, non li sgrida. Questo abbiamo visto non è assolutamente vero, e abbiamo visto comunque un grandissimo Fabio Paratici sotto questo punto di vista, che è un'altra di quelle critiche che spesso tornavano fuori. Sono state tagliate tutte le scene extracampo, non si è parlato, per dire, delle partite rinviate col Napoli per il Covid, non si è parlato del festino di Bala McKenny, il caso Suarez, tante cose che sicuramente hanno portato anche a questa azione, a questa finale, questo finale di campo non proprio eccezionale della Juve. Quindi sono cose che hanno impattato, secondo me, all'interno della stagione, e sono state tutte tolte. Questi sono i lati negativi che posso dirvi al termine della visione di All or Nothing. Però devo dirvi che, se devo dare un voto, probabilmente vado ad attribuire complessivamente un 8, 8 e mezzo su 10, perché mi è veramente piaciuto. Abbiamo guardato in 6 ore e mezza tutti gli episodi, secondo me vale assolutamente la pena. Le riprese sono di alta qualità, il montaggio è a pelle d'oca, mi sono emozionato in più occasioni, ho pianto, ho riso, sono tornato indietro nel tempo alla stagione precedente. Mi ha fatto piacere, nonostante una stagione brutta come quella della Juventus, vedere un documentario del genere. Mi è piaciuto. Non do 10 perché ci sono state appunto delle cose che mi aspettavo e che non ci sono state, ma questa è la mia presa di posizione. Ma secondo me dall'8 all'8,5 su 10 vale assolutamente la pena vedere una serie del genere, soprattutto se sei juventini.